Venditalia 2016 continua, ci troviamo allo stand di Gourmet Italia, un'azienda fortemente attiva nella realizzazione di piatti pronti, e siamo con Milo Compagnoni, il direttore commerciale dell'azienda, che è di fatto un volto nuovo per vendintv.it e che invitiamo a presentarsi. Buongiorno Milo e benvenuto a te per gli amici di vendintv.it. Buongiorno a tutti gli amici di Vendintv. Mi occupo di questa azienda da 3 anni. Questa azienda 3 anni fa è entrata a far parte del gruppo Shar, è una multinazionale che si occupa della produzione e commercializzazione dei prodotti senza glutine. E Gourmet Italia invece ha come caratteristica quella di produrre monoporzioni anche per la Dr. Shar, ma in particolare per il mercato tradizionale, quindi anche con prodotti con glutine. Da un anno a questa parte abbiamo deciso di intraprendere un nuovo cammino. Questo nuovo cammino vede la produzione, la rivisitazione dei nostri piatti in monoporzione tradizionali sotto una chiave più corretta come alimentazione, più salutistica, la possibilità di integrare la nostra proposta con piatti senza glutine e senza lattosio, e per ultimo, cosa recentissima degli ultimi mesi, la possibilità di implementare anche con il mercato vegano e vegetariano. Questo per dare una risposta a 360 gradi al consumatore di Gourmet Italia. E dunque un progetto strutturato per essere presenti in modo attivo e capillare all'interno del settore della distribuzione automatica. Nel frattempo però quello che vedete alla mia sinistra, alle nostre spalle, è un progetto ancora più strutturato che vede una collaborazione tra la Gourmet Italia e la Bicom di Bologna, che è un'azienda che ha curato l'ingegnerizzazione dell'idea e che prevede due interfacce hardware, così si dice ormai nel 2016, vista la tecnologia, un prodotto frigorifero che mantiene freschi i prodotti all'interno e una workstation dove poter pilotare l'acquisto con l'assunzione di tutte le informazioni. Spieghiamola punto per punto. Punto per punto, allora, il nostro mercato è sempre stato un mercato, quello della ristorazione veloce, canale bar, un canale che è sempre florido ma via via si sta sterilizzando, quindi siamo partiti con l'idea di allargare il mercato e abbiamo pensato a un mercato che è in forte crescita come quello del vending, e abbiamo creato questo progetto di partnership insieme a Bicom, abbiamo dato l'input per creare una macchina che ci permettesse di elargire all'interno di uffici, piccole aziende non strutturate con mense, alberghi che devono dare rifornitura di primi piatti in orari non consoni alla cucina, oppure bed and breakfast, di dare appunto l'alimentazione quotidiana ai dipendenti o agli ospiti, rispondendo, come dicevo prima, anche alle caratteristiche alimentari necessarie, senza glutine, vegetariano, vegano e via dicendo. La macchina funziona in questo modo, c'è un totem che permette di scegliere i prodotti dell'azienda oppure anche di fornire... Io mi sposto per far spazio alla camera e mostrare quindi in diretta come funziona. Come dicevo, questo totem permette di, oltre a dare delle informazioni pubblicitarie quando è in stand-by, permette anche di dare delle informazioni all'interno dell'azienda, della bacheca aziendale, quindi è anche di ausilio. Toccando si entra nel gruppo di prodotti che sono presenti all'interno della macchina. Se noi vogliamo mangiare per esempio una lasagna alla bolognese, basta cliccare, ci presenta il prodotto con tutte le sue caratteristiche, i vari problemi di allergeni che possono esserci presenti nel prodotto, io confermo e mi dice che posso, scusa mi sposto, prelevare il prodotto all'interno della macchina, all'interno di uno di questi cassetti. La macchina mi ha indicato che lo devo prelevare al cassetto 10, lo prelevo, chiudo, richiudo la macchina e il prodotto è pronto per essere messo in forno a microonde e mangiato dopo 6 minuti. Quindi anche il packaging è microondabile. Quanti minuti occorrono per la cottura? Dai 5 ai 6 minuti. Si apre il coperchio e si mangia senza neanche bisogno di impiattare, perché è già un piatto di per sé pronto.
Monoporzione 350 grammi. Dai 300 ai 350 grammi. E allora, diamo un messaggio chiaro a chi ci ascolta. Nel frattempo non vorrei farla scongelare, vorrei metterla di nuovo all'interno. Ok, va bene. Allora, diamo un messaggio chiaro a chi ci ascolta. In questo caso voi siete qui per trasmettere ai gestori o comunque a chi desideri in ambito Horeca, in ambito, che ne so, alberghiero, bed and breakfast, uffici di medie dimensioni che abbiano la necessità di avere un servizio di ristoro, ma non necessariamente aprire un piccolo ristorantino interno e dunque offrire questo tipo di servizio con una formula. Abbiamo la possibilità di spiegarlo? Sì, noi praticamente siamo partiti dall'idea che già adesso in molti uffici e in molte aziende è presente una piccola cucina attrezzata con un forno microonde. Quello che noi forniamo è un progetto di partnership, cioè noi portiamo dei primi piatti di qualità. La macchina è collegata con un cloud in internet, quindi il fornitore di pasti, che può essere il vendor piuttosto che il grossista che dispone dei pasti, vede in tempo reale se la macchina ha bisogno di essere rifornita e quindi va e rifornisce la macchina con i prodotti che il cliente ha scelto. Dopodiché il cliente ha modo, con un sistema di pagamento dei più tradizionali, di prelevare i prodotti e avere la pausa pranzo che desidera in qualsiasi momento. Milo, facciamo una cosa ancora più, come dire, provocatoria. Io sono un gestore e vengo qui, vedo questo sistema e dico: oh, che bello, mi interessa, vorrei andare a partecipare a questa iniziativa. Cosa costa? Questo sistema costa, col sistema di pagamento escluso, intorno ai 5.000 euro. Ed è un prezzo già agevolato che mi ha concesso Bicom per il lancio, perché siamo in lancio in questa fiera. Dopodiché l'unico vincolo che noi chiediamo è di acquistare i nostri piatti per un periodo di 3 anni. Questo è il progetto, molto semplice. Ci sono dei minimali da rispettare? No, non ci sono dei minimali, perché noi puntiamo sul fatto che chi comprerà la macchina la metterà nella posizione dove avrà il massimo della performance. E allora noi giriamo a tutti voi quanto appena detto, e nel caso in cui desideriate maggiori informazioni proprio per tutto il progetto, che mi pare davvero molto centrato e molto ben fatto in ragione di quelli che sono gli obiettivi da andare a raggiungere, dove si possono collegare e a chi possono scrivere? Possono collegarsi al nostro sito, che è www.gourmetitalia.it, tutto attaccato, e all'interno del quale c'è la possibilità di mettersi in contatto con noi, o anche sul nostro sito Facebook, dove c'è la possibilità di mettersi in contatto con noi. Molto bene, grazie Milo, davvero grazie. Noi parleremo prossimamente sulla nostra rivista di approfondimento bimestrale Vending News e sul quotidiano online vendingnews.it di Gourmet Italia e di questa iniziativa, che è destinata ad avere certamente maggior riverbero nei prossimi mesi, proprio per la sua economia e la giusta lunghezza d'onda per il target da andare a raggiungere. Milo, grazie, saluta gli amici di Vending TV che ci hanno ascoltato pazientemente negli ultimi 7-8 minuti. Grazie a tutti voi, vi aspetto con questo nuovo progetto. E io nel frattempo magari ne approfitto per cercare di assaggiare la qualità, per vedere se, come dire, sacrificandomi ovviamente, è stata mantenuta quella degli anni precedenti, perché l'avevo già assaggiata ed erano strepitosi. Però poi dopo continuiamo con altre novità presenti qui a Venditalia 2016, la fiera più attesa del vending al mondo. Non andate via. Buonasera a tutti.